Buongiorno ragazzi, allora, come al solito cominciamo sempre con la stessa frase, non è successo niente di trascendentale in queste ultime ore, io mi aspettavo entro lunedì, martedì che ci fosse un annuncio ufficiale della Juventus, almeno su un attaccante, questo non è successo, però dalle informazioni che sono riuscito a reperire, praticamente l'affare Suarez è un affare concluso. Non si aspettavano nel momento in cui si stava stilando il contratto, non si aspettavano che questo discorso del passaporto e della cittadinanza comunque di Suarez fosse una cosa così complicata. Quindi gli spifferi sono usciti perché sembrava una cosa di pochi giorni, invece la cosa è un po' più complicata. Però ormai l'affare è praticamente concluso, manca questo documento per poter stilare il contratto in modo regolare, perché se no non sarebbe regolare perché la Juventus non potrebbe tesserare un extracomunitario in questo momento. Quindi il discorso attaccante titolare dovrebbe essere al 99,9% Suarez. Per quanto riguarda il centrocampista, Monblano si era espresso tempo fa su Aouar, effettivamente Aouar ha già un accordo la Juventus sia con Aouar che con Lione. Sulla base di un prestito, intorno, un prestito oneroso biennale da 15 a 20 milioni con un riscatto obbligatorio, naturalmente tra 2 anni, con un versamento insomma dai 25 ai 30 milioni, quindi sarà un totale di 45-50 milioni, quindi sarà legato anche ai bonus. Quindi fatta in questo modo l'operazione anche a livello di spesa iniziale sarebbe una spesa iniziale di 20 milioni per il prestito biennale, più un riscatto tra 2 anni intorno ai 25-30 milioni, quindi un totale di 50 milioni, che è una cifra, credo, pagata in questo modo, una cifra giusta per un ragazzo di grandissima prospettiva che però per adesso non possiamo definire un fuoriclasse. Giocatore forte, giocatore interessante, giocatore con ampi margini di miglioramento, giovane, però ancora non è che abbia dimostrato di essere un grande fenomeno che può cambiare le sorti di una partita. Speriamo che sia così. Però anche Aouar sembra un altro tassello. Quindi diamo per scontato che Aouar e Suarez arrivano. Cosa manca adesso alla Juventus? Manca probabilmente un terzino destro, un centrale e possibilmente un terzino sinistro. Se riusciamo a piazzare Alexandro, altrimenti rimarremo così. Ma più passa il tempo e più credo che rimarremo così, perché se c'era da fare degli innesti bisognava farli abbastanza alla svelta. Probabilmente hanno deciso che il mercato più indicativo sarà quello di gennaio, perché comunque si avrà più tempo per capire dove intervenire e in che modo giocare a Pirlo e chi gli servirà. Sembra che ci sia un'offerta per Betancourt seria, quindi mo nel momento in cui Betancourt abbia un'offerta, la Juventus seria, si parla intorno ai 60 milioni. Quindi se tu prendi 60 milioni da Betancourt e lo sostituisci con Locatelli con una cifra intorno ai 30, comunque hanno la stessa età, anzi è più giovane Locatelli, giocano nella stessa posizione, quindi sarebbe comunque un cambio che non farebbe fare in questo momento nessun salto di qualità alla Juventus. Perché sia Betancourt che Locatelli sono due giocatori di prospettiva, ma non sono in questo momento dei titolarissimi. Quindi sostituiresti la casella Betancourt con Locatelli e cambierebbe poco a livello di titolare. Quindi il titolare che deve arrivare dovrebbe essere Aouar e poco altro. Poi arriviamo al discorso Zaniolo. Io ho aspettato il responso comunque ufficiale. Sto ragazzo purtroppo è sfortunatissimo e dispiace perché comunque è veramente uno dei giocatori che potrebbe fare la differenza in qualsiasi squadra in questo momento perché ha potenza, classe, inventiva, ha due piedi, ha tutto sto ragazzo qua. Probabilmente ha una fibra muscolare molto deficitaria, che non riesce a reggere comunque gli sforzi che lui fa, perché effettivamente i due infortuni sono simili, non c'è stato proprio un trauma o
è stato proprio lo strappo che a un certo punto ha fatto cedere il ginocchio, sia il destro contro la Juventus che il sinistro contro l'Olanda nella partita scorsa. Quindi probabilmente questo ragazzo dovrà avere un preparatore atletico che dovrà studiare il modo di far rinforzare la zona intorno alle ginocchia, perché probabilmente in quella zona lì c'è qualcosa che comunque non fa sì che il ragazzo possa fare certi sforzi, perché probabilmente non riesco a capire. È un po' come gli infortuni che ha avuto Ronaldo, il fenomeno. Le ginocchia sollecitate su certi tipi di scatti, certi tipi di sforzi, non ce la fanno a reggere comunque quello sforzo. Detto questo, dispiace, anche se non è un giocatore della Juventus, dispiace molto, perché è un bel vedere giocare gente come Zaniolo. Per il resto, ragazzi, tra 2 settimane inizia il campionato, quindi la Juventus bisogna che si dia una mossa. Io spero di vedere al più presto possibile qualche nuova faccia a disposizione di Pirlo. Ieri mi sono guardato un po' la partita di Ronaldo contro Kulusevski. Ronaldo, nonostante la sua età ancora, è uno che fa la differenza, uno che vive per il gol, quindi è una delle poche certezze che insomma abbiamo alla Juventus in questo momento. Il rinnovo di Dybala sta ritardando, e a me ogni giorno che passa non riesco a capire dove si andrà a parare con Dybala. Per adesso attendiamo fiduciosi, perché io la fiducia fino all'ultimo giorno di mercato non la perdo, perché il progetto Pirlo, per come è nato, mi dà fiducia. Bisogna capire se si sono creati degli intoppi talmente grossi da non consentire alla Juventus di fare delle operazioni importanti. Speriamo di no. Niente, ragazzi, vi lascio un saluto e ci si aggiorna presto.